Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale e benvenuti ai nuovi sul mio canale. Allora, oggi siamo già nei mezzi pomodori, come vedete, andiamo a raccogliere il cuore di bue. Vi faccio vedere praticamente come li raccolgo, perché li raccolgo così, vi spiego un po' il mio metodo, che penso che sia anche un po' per tantissime altre persone. Il cuore di bue secondo me è un ottimo pomodoro da insalata, veramente buono, fa molta acquetta, per cui se a voi vi piace fare scarpetta col pane è formidabile. Allora, adesso vi faccio vedere praticamente i miei pomodori. Il cuore di bue praticamente, eccolo qua. Eccolo qua, guardate, questo non è una pezzatura eccezionale, ma va bene. Si stanno crepando perché purtroppo il tempo è quello che è. Questo qui è già un pomodoro che secondo me è già da mangiare subito, perché se lo teniamo fuori dal frigo, questo qua domani inizia già a essere mollo, per cui potete farci dei sughetti. E io li tiro via a questa qua per mangiarli subito. Ecco, questo, come vedete, è leggermente già, non è gonfio, però se lo lasciavamo oggi sulla pianta, questo qui domani era gonfio, dovevo darlo alle galline. Guardate questo che spettacolo. Allora, questo è veramente bello, guardate, davvero davvero un bel pomodoro. Facciamoci la foto, ci facciamo la copertina, oppure la facciamo così la copertina, ma forse così, dai, che ci rimane anche il sole, ed è fantastica. Molto bene, allora continuiamo la nostra raccolta, per cui il discorso è il seguente: se volete conservarli un po' più a lungo, potete toglierli quando sono un pochettino più verdi. Ora vi faccio vedere. Per dire, questo è un pochettino più verdino, questo magari altri 2-3 giorni. Se lo tenete in frigo anche 4-5 li regge. Quelli quando vanno a maturazione non dovete spaventarvi, anche se ne vedete tanti, vi fate o un sughetto e lo mangiate subito, oppure se ne avete tanti, questo qui sarà nero, il marciume apicale. Per cui questa parte qui lo buttate via, però all'interno è buono. Io non so, lo darò alle galline, vedremo. E vi dicevo, quando ce ne avete tanti che sono maturi, potete farci il sughetto. Anche questi qua, se sono da insalata, vengono davvero davvero buoni i sughi. Eccolo qua quello che vi dicevo. Non so se notate, è tutto mollo. Questo pomodoro si è cotto, praticamente ha raggiunto, se vedete, è gonfio come sembra un palloncino di gonfio d'acqua, per cui questo non è più buono. Lo lasciamo qua, tanto fa concime, oppure, come vi dicevo, li raccolgo tutti e li do alle galline. Guardate questo, che bello che è! Questo è davvero formidabile. Questo è davvero formidabile. Sembra quasi un vero cuore di bue, però questi c'hanno più la punta. Allora andiamo così. Ah, un altro trucchetto che potete adottare, vedete qua questa femminella qua che ha ricacciato, potete tenerla. In alcune femminelle dal basso, magari adesso ci troviamo a luglio inoltrato e ce la rischiamo un po', proviamo a tenere qualche femminella per vedere, piuttosto tagliamo sopra. Intanto questi, come vedete, hanno tutti il marciume apicale, che anche lì c'è una teoria del calcio, mancanza di calcio. Mi devono spiegare però tutti questi esperti, io mi sono fatto una mia idea, come mai allora questo non c'è mancanza di calcio, che siamo a 30 cm di distanza. Per cui non lo so, ragazzi, sono tutte quelle cose veramente strane che io mi sono fatto la mia idea, che le piante, anche loro, sono degli esseri viventi. E come tali ognuno ha una loro vita. Per cui c'è quello più forte, più debole, e via che andiamo. Io non mi interessa niente, li stacco, li butto e via. Non sto di certo a dare il calcio a una pianta. Comunque, potete provare, eh. Io l'anno scorso ho provato e francamente queste grosse differenze non le ho notate. Poi magari correggetemi se sbaglio. Uguale. Poi ci sta che sia anche vero.
Comunque, se è vero, me lo fate sapere nei commenti, io sono ben contento. Ecco, questo qua, io parlo sempre dalla mia esperienza, questo qua, come vedete, è molto indietro, per cui lo raccogliamo anche questo. Lo raccogliamo anche questo qua. Ecco, molto bene. Questo c'è un po' di marciume, niente. Cioè, poi sulla solita pianta, come vedete, questo è perfetto, pochissimo, e qua tantissimo. Mentre per dire qua i pomodori ci datterino zero, per cui sono anche delle varietà di piante che sono più portate per il marciume apicale. Questo tutto in base alla mia esperienza. Ci sta anche che siano piante che io mi ero fatto un'idea quando avevo preso i San Marzano sono delicatissimi ed erano tutti la prima mandata bassa tutti col marciume apicale, per cui mi ero fatto l'idea che niente, non sono pomodori adatti al mio terreno, per cui ci sta che ci siano dei pomodori più o meno adatti nei vostri orti, terreni. Io per dire, come vi dicevo, datterini e ciliegini assolutamente nessun problema. Poi, questo qui il cuore di bue qualcosina, di là c'ho il cuore d'albenga, pochissimo e niente. Col tondo liscio, marciume apicale non ce n'è, per cui ci sta anche che siano le varietà delle piante. Vabbè, ragazzi, io continuo la raccolta. Come vedete, fa veramente caldo. C'è un caldo bestiale anche oggi. Siamo entrati nel solleone, per cui oltre l'afa che c'era già prima diciamo, da metà maggio, per cui niente, siamo in un'estate veramente lunga quest'anno. Dai, ciao a tutti e ci vediamo nei prossimi video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e commentate e nulla. Ciao a tutti.